al rientro in studio cominceremo a conoscere i nostri ospiti, che sono il primo cittadino Rino Beringhella alla mia destra, l'assessore alla cultura Vittorio Alfieri, archeologo di Belle Speranze, l'eminenza grigia della politica di Canonia, l'immarcescibile consigliere comunale Gambero Barna e il tenace consigliere di opposizione Giuseppe Cuffari. Ho fatto una presentazione da Presidente del Consiglio. Allora, Vittorio Alfieri, chiedo scusa, io quando ho saputo che lei è entrata in giunta, francamente mi sono rallegrato, perché ho detto finalmente Rino Beringhella ha scelto la persona giusta al posto giusto. Però pensavo che le affidasse a largo raggio il settore cultura. Invece lei si sta occupando di spazzatura, che per certi versi è pure quella cultura. Ma lei è un, archeologo di fama mondiale, dico, com'è che è andata a finire con la spazzatura? Allora, intanto mi compiaccio del fatto che lei si sia rallegrato, ma a parte la battuta, la cultura ce l'ho sempre come delega, ma la priorità è data dall'altra delega, che è salute e servizi di pubblica utilità, in cui il 90% dello spazio naturalmente la occupa appunto la gestione dei rifiuti. Non sono assolutamente un esperto del settore e, come dicevo prima, se l'argomento non lo si prende con serietà e con tenacia può sfuggire di mano. Io ogni giorno mi devo documentare e devo approfondire la materia. La minoranza ha presentato una mozione però contro di lei. Ma la minoranza, alla minoranza non va giù il fatto che io sia stato nominato, poi che io mi occupi di rifiuti, quello è un contorno, perché al primo consiglio comunale del 28 maggio, in cui tra i punti dell'ordine del giorno c'era la presentazione della nuova giunta. Abbiamo un presidente del consiglio che è stato nominato. Lo so, ma purtroppo io. Non il presidente del consiglio di Canonia. A me già basta sapere che è stato votato, dico, a me già basta sapere che Pippo Galiposi si è rallegrato della nomina dell'assessore Alfieri. No, dico, io sono stato accolto in consiglio comunale e ci sta nel gioco delle parti politiche, con frasi che sembrava che di cognome facessi Rina, non Alfieri, la pagina più nera della politica di Canonia. Sì, scusi, lei che si dovrebbe occupare di archeologia invece si è occupato di Olimpiadi. Certo, e quindi ora ci arriviamo, però lei sta mettendo il lancio del sacchetto da fermo. C'è la medaglia almeno per questa. Questo discorso delle Olimpiadi è stato bloccato, però ora ci arriviamo. Per rispondere alla sua prima domanda, naturalmente può stupire il fatto che io sia qua oggi in altre vesti. In realtà io ho sempre cercato di spendermi per il mio territorio, e preciso che il mio territorio sono i Nebrodi, non è Canonia, stop, entro le mura, non io è Santo ne sono Stefano, un non è Mistre, io ne sono esatto. Un sotto vari aspetti, altre volte ci siamo incontrati con altri vessilli, archeologia, storia, cultura, stavolta da amministratore che si occupa anche di immondizia. Ma l'immondizia riguarda tutti, come mangia fammo di, che si dice, quindi tutti noi abbiamo il problema di produrre e poi di raccogliere e di gettare questa immondizia. Questa cosa che chi mangia fa morire, io non l'ho mai condivisa. Ma è interpretata in certi modi. In questo caso tutti produciamo immondizia, quindi no, voglio dire che è un discorso che riguarda tutti. Noi spesso lo demandiamo, non è compito mio, non spetta a me separare, non spetta a me raccogliere, non spetta a me conferire, invece riguarda tutti. Come si trova in queste veste di assessore, che praticamente qualcuno vorrebbe fucilarla e lei rimane là? Ma che ha qualche... Guardi, il antiproiettile, lei ha qualche antiproiettile? No, assolutamente, ora che sono pure dimagrito si vedrebbe, quindi non ho nessun giubbotto antiproiettili fisico, ce l'ho virtuale.
Mi stupirei e mi stupirò il giorno in cui non mi si rivolgano delle critiche. Lei sa bene, in passato per l'archeologia dalla sovrintendenza, adesso come amministratore dall'opposizione. Io sono convinto che se Vittorio Alfieri da assessore fosse incapace o dannoso nei confronti del sindaco Beringhelli, io sarei l'idolo dei consiglieri di opposizione, perché farei solo fare cattiva figura al sindaco Beringhelli. Il fatto che mi criticano io lo interpreto positivamente, vuol dire che intanto lavoro, ci sono 4 giorni alla settimana, intanto sono presente fisicamente e quello che posso fare lo faccio. Vuol dire che qualcosa sto facendo. Ma lei è stato criticato anche per un altro motivo, che ha avuto degli affidamenti, degli incarichi lavorativi da parte del sindaco, che se non fosse stato amico di Beringhelli lei non le avrebbe avute queste cose. Allora, diciamolo tutto e bene il discorso, mi permetto di entrare nel merito. C'è questa mozione di sfiducia nei miei confronti, firmata da 7 consiglieri, ma a mio avviso ce n'è un ottavo, che è il Presidente del Consiglio, che politicamente non ha mai dimostrato simpatia nei miei confronti. Quindi anche Barna lui... ha firmato anche Barna? Assolutamente sì. Assolutamente sì, dico, siccome il Presidente del Consiglio era uno dei destinatari, non poteva essere tra i firmatari, però in mente la cosa strana sono è questa, che il Presidente del Consiglio del Comune di Caronia è contro il sindaco, si chiama Nino Scurria, no? Sì, assolutamente. Vabbè, succede in politica, anche questo succede, consigliere Cuffaro, succede anche questo. Però non è corretto fino in fondo. Ci sta. Lei mi perdonerà, dico. Io le dico una cosa, io ero vicepresidente del Consiglio. Nell'attimo in cui lei l'ha presa a scherzo e non mi vuole credere, ma io sono stato allontanato dalla maggioranza, nell'attimo in cui il sindaco mi ha allontanato dalla maggioranza, io, anche se il rapporto fiduciario, cioè a me la vicepresidenza del Consiglio non è che me l'aveva dato il sindaco, ma mi aveva eletto il Consiglio Comunale vicepresidente del Consiglio, nell'attimo in cui è venuto meno il rapporto di fiducia con il sindaco, il sottoscritto l'indomani ha rassegnato le dimissioni da vicepresidente del Consiglio. Dignità politica, penso, corretto, penso che sia questa. Questo è corretto. Io al Presidente del Consiglio l'ho invitato a partecipare a questo dibattito, così come ho invitato tanti altri consiglieri che per un motivo o per l'altro hanno rifiutato. Non ho capito il suo ragionamento, che il Presidente del Consiglio non condivide, non è nella stessa linea del sindaco, cioè, no, cioè non dovrebbe vedo il essere nesso. Imparziale. Cioè, ma infatti il Presidente del Consiglio, come hai detto tu, non ha mai firmato, ma poi il Presidente del Consiglio penso che sia una persona come tutti, vede come va l'attività amministrativa e siccome è una persona stabilisce se le cose vanno bene o non vanno male, ognuno è libero di pensarla, ma il Presidente del Consiglio a mio parere giustamente, come hai detto tu, non ha mai firmato nessuna cosa perché il ruolo di Presidente del Consiglio super partes non glielo permette, ma non è che non gli permette di stabilire e vedere se le cose vanno, se le cose vanno, non vanno, o se debba criticare o no determinate cose. Non è perché uno è Presidente del Consiglio è asettico e non deve... No, assolutamente che debba criticare, poi se figurici, lo dice a me questo, consigliere Barra, che voleva dire lei? Aspetta. Volevo intervenire perché io sono uno dei firmatari della mozione di sfiducia all'assessore Alfieri. Vedo che lei ha un occhio particolare, poi forse lo conosce meglio di me. A chi è, dottor Alfieri? Noi non siamo, non siamo entrati nella valutazione personale del dottore. Chiedo scusa, ho un occhio particolare, ma questo non ci fa simpatia, insomma. Sì, sì, ma non mi ha impedito di dire le cose come stanno, insomma. Sì, sì, l'ho visto. Non è che l'ho visto che c'è simpatia. No, c'è simpatia, ma le cose glielo sto dicendo. Però. Lo vedo, me ne accorgo. Sì. E allora... c'è simpatia. Eh? Nei riguardi di Carmelo Barna, certo. La valutazione di quella mozione è politica. Se lo ricorda, quando è stato eletto il Papa, la prima parola che ha detto: dovevate andare alla fine del mondo per cercare un Papa. Se lo ricorda, certo. Quindi un sindaco, ecco l'importanza della politica. Cioè, un lei, sindaco. Lei che vuol dire che per trovare il dottor Alfieri il sindaco è andato alla fine del mondo? È andato oltre oceano. Oltre Rubicone. Oltre oceano. Come se a Caronia non ci fosse stato nessuno all'altezza di poter fare l'assessore. Io l'ho criticato. Questa scelta
non mi convince, non mi convince dal punto di vista politico. Ancora oggi? Ancora oggi, non mi convince. E una, per me è stata una mortificazione verso i garonesi. Poi, non sono, poi in Consiglio Comunale dico una sola giustificazione di questa scelta. Lei sta facendo felice con queste parole, sta facendo felice il suo collega. Sì, certo. Una sola, dico, la scelta è passionale. Si è innamorato del dottor Alfieri, ci piace e quindi lo ha scelto. Sicuramente non è politica, con tutti i meriti, con tutte le capacità che può avere. E lui non avrebbe dovuto accettare, perché non conosce la realtà di Caronia. Deve capire, deve studiare, deve conoscere le persone. Perché arriva a Caronia non conosce nulla, qualcuno. Ecco, questi sono motivi politici. Secondo me Alfieri ha sbagliato solo una cosa. Noi non siamo, non entriamo nel merito della... Consigliere Barna, Alfieri ha sbagliato solo una cosa. Quando è stato nominato assessore, bastava venire da lei, parlare con lei ed eravamo tutti, esatto, a posto. Perché conoscere lei già significava conoscere Caronia. Direttore, prego. Mi tocca chiudere il cerchio mettendo nel pentolone anche queste ultime cose che sono state dette. Perché gli ultimi 5 minuti per gli spettatori da casa sono stati interessanti, ma non sanno il nocciolo della questione. La mozione a cui facciamo riferimento ha raccolto appunto i malumori di tutti i loro consiglieri di opposizione e mi hanno fatto un elenco delle colpe. Queste mie colpe sono quella di essere forestiero. Allora, non è la verità al 100%, perché non è il mio carattere dire quelle cose, lo sai che non avete firmato tutti, quindi io non scendo nel merito. Ma chi che cosa, non c'era quello che stai dicendo tu, perché eri forestiero? Ma l'avete detto adesso? Io non, assolutamente. No, anche, io come assolutamente. No? Anche nel, assolutamente il saggio, sì. Carmelo Barna l'ha detto in italiano perfetto. La responsabilità di in italiano perfetto il saggio. Anche in Consiglio Comunale è stato detto che non era di Caronia. Che non è. Ma qua non l'abbiamo. Però ognuno si prende la responsabilità. Chiarissimo, chiarissimo. Quando in Consiglio Comunale siedono persone che non sono di Caronia. Certo, certo. Vabbè, il Presidente del Consiglio di Sant'Agata, da Ragusa e di San Fratello e via discorrendo. Quindi fare una discriminazione, no, per avere scelto Vittorio di Santo Stefano mi sembra un fatto molto grave, no? Poi oggi guardare la regione, no, la provincia e Roma. Onestamente, se posso esprimere il mio giudizio, non fa onore all'eminenza grigia della politica di Caronia. Non fa onore. Attento, e quindi direttore, con questi complimenti poi dicono che lei si è innamorato di Barna. Allora, non è vero al 100%, sia perché le mie origini sono da parte di padre di Santo Stefano, da parte di madre di Canneto, io ho sempre vissuto in entrambi i posti, ma non è il codice abbiamento postale che conta. Non è vero che il sindaco è andato a cercarlo lontano chissà dove, perché prima di me altre persone o si sono proposte o sono state cercate, non prima di me a maggio, anche prima. E c'è chi l'ha snobbata questa carica e allora non merita di ricoprirla, e chi non ha avuto quegli attributi sferici, come si chiamano, per assumersela, e non sono degni nemmeno loro. Scelte legittime, condivisibili, ma c'è chi ha rifiutato o per paura, perché è una responsabilità, o perché si sente superiore. Quindi io ci ho provato e mi sono messo alla prova. Un'altra colpa sarebbe quella di non aver partecipato alla competizione elettorale. È vero, nel 2011 io non ho partecipato alla competizione elettorale, però il sindaco perché mi conosceva. Perché è scritto nelle liste elettorali di Santo Stefano, no? Ma sì, ma poteva essere anche Milano, ma a me la politica in questa accezione non interessa nemmeno ora. Non interessa nemmeno ora. Io mi sono messo sempre a disposizione con vari ruoli. Nel luglio del 2011, da pochi mesi il sindaco Beringhelli e il consigliere Cuffari erano stati eletti, Vittorio Alfieri ha fatto la guida gratuitamente al castello di Caronia per dalle 10 di mattina alle 18 del pomeriggio e nessuno gli è salito un bicchiere d'acqua, ma io l'ho fatto, ero sempre Vittorio Alfieri, come sono Vittorio Alfieri oggi che ricopro la veste da assessore. Io con Rino Beringhelli ho sempre collaborato dal 2011. Poi c'è chi mi dice: ma dove sei stato? Non potevamo mai vederci, perché né loro venivano a Canneto, dove io sto 2 giorni alla settimana, né agli eventi culturali. Lei mi conosceva prima di oggi a Caronia, mi aveva mai visto?
in una trasmissione, magari memori. Quindi io Caronia l'ho sempre bazzicata, quindi sono fesserie. Le prime due colpe decadono. La terza è di aver avuto elargiti incarichi tramite l'associazione culturale Restart che ho fondato e che presiedo tuttora. Lo sa cosa ho fatto io tramite l'associazione culturale Restart a Caronia? Un progetto bellissimo che si chiamava Montagne Verdi, che il sindaco Beringhelli ha riesumato perché era morto e sepolto, per far conoscere il territorio di Caronia ai bambini delle scuole sia di Caronia oppure ai ragazzi caronesi che frequentavano scuole di altri paesi. In quella circostanza l'associazione culturale Restart ha messo sotto contratto 14 persone, 12 di queste persone, 12 su 14 caronesi, oppure i nomi, e anche amiche, cugine, nipoti dei consiglieri, non per questo, ma che vivono a Caronia e sono facilmente riconoscibili. Altro progetto, una brochure turistica su Caronia che si chiama Passeggiando per Caronia, l'ho fatta per me, l'ho fatta per i visitatori e per i cittadini di Caronia, quindi di che cosa stiamo parlando? Un'altra colpa grandissima, gravissima, lo sa qual è? Avere confidenza con Rino Beringhelli, che anche poco fa, parlando di me, si è avvicinato fisicamente. Per me è un vanto essere amico, essere vicino a Rino Beringhelli, che sia sindaco o che sia un'altra che rivesta un'altra figura. Quindi, ma poi mi dovrebbero spiegare loro, che sono veterani della politica, quale sindaco si sceglie un assessore non di fiducia? Prende il primo oppositore, la prima persona che passa per strada, lo vuoi fare l'assessore? È normale che ci deve essere una vicinanza, una confidenza, una complicità positiva.